Continuiamo a parlare di incoronazione e parliamo della sedia dell'incoronazione, che ha oltre 700 anni ed è da sempre conservata all'abbazia di Westminster. La sedia fu realizzata per ordine di Edoardo I, per racchiudere la famosa pietra di Scone, che aveva preso in Scozia nel 1296. La sedia è alta 2,5 metri e pesa 152 kg. È realizzata in quercia baltica ed è stata dipinta da Mastro Walter, con motivi floreali e di animali. Sullo schienale era dipinto Re Edoardo il Confessore con i piedi appoggiati sul leone. I quattro leoni dorati sottostanti sono stati realizzati nel 1727 per sostituire quelli vecchi. La pietra di Scone, o pietra del destino, al momento si trova sotto la sedia, mentre invece quando venivano incoronati i monarchi scozzesi si sedevano proprio sulla pietra. Ad oggi la pietra è custodita al castello di Edimburgo in Scozia. La pietra e la sedia si ricongiungono soltanto nel momento delle incoronazioni. Ci sono opinioni discordanti su quando effettivamente la sedia fu utilizzata per le incoronazioni, ma sicuramente nel 1399 Enrico IV fu incoronato proprio su questa sedia. La sedia fu portata via dall'abbazia per salvarla durante la rivoluzione di Oliver Cromwell. E anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per sicurezza, fu spostata nella cattedrale di Gloucester. Su questa sedia, che non viene chiamata trono ma sedia dell'incoronazione, ci sono purtroppo delle scritte, fatte nel XVIII e nel XIX secolo da studenti e visitatori che incidevano i loro nomi. Le sciagure per questa sedia non sono finite qua, perché si è staccato un pezzo della leggendaria sedia a causa di un attentato nel 1914, si pensa, da parte delle suffragette. Tornando alla pietra, c'è ovviamente anche qui una sua leggenda. Genesi, capitolo 28, versetto 18. Giacobbe si alzò di buon mattino, prese la pietra che aveva messo come cuscino, la pose come pilastro e vi versò sopra dell'olio. Da lì la pietra andò in Egitto grazie ai figli di Giacobbe, poi in Spagna e nel 700 a.C. si dice si trovasse in Irlanda. La pietra fu poi portata in Scozia dal fondatore della monarchia scozzese. Stiamo parlando dell'800 d.C., da lì la pietra è stata venerata dagli scozzesi e i loro re sono stati incoronati lì fino al 1292. La vita di questa pietra è stata davvero molto travagliata e arrivando ai nostri giorni, i nazionalisti scozzesi nel 1950, per Natale, la rubarono portandola in Scozia. La pietra poi venne recuperata, ma nel 1996 fu restituita ufficialmente alla Scozia. Arrivando ad oggi, la Scozia ha accettato di prestare nuovamente la pietra per l'incoronazione di Carlo III. Sebbene la speranza di abiti sontuosi e tiare scintillanti per quanto riguarda il dress code dell'incoronazione sembra ormai un'ipotesi molto lontana, per quanto riguarda i membri del Parlamento, secondo il Telegraph, potranno indossare o l'ermellino parlamentare o l'abito standard. La tradizionale toga indossata ogni anno all'apertura del Parlamento è in lana rosso scarlatto con il colletto in pelliccia di ermellino bianco. Anche se negli ultimi anni l'uso della pelliccia è stato messo finalmente un po' in discussione. La baronessa Ayman, una pari a vita, ha deciso già dal 2020 di indossarne uno con il colletto in pelliccia ecologica. Anche la regina Elisabetta II ha smesso di indossare pellicce vere nel 2019, optando per pellicce ecologiche nei periodi più freddi. Per un ecologista come Carlo, sicuramente l'uso di pellicce vere non giova alla sua immagine. Daniel Stacey, royal editor di Hello, un magazine inglese, ha dichiarato che lo sfarzo dell'incoronazione di Elisabetta II non avrà pari e quella di Carlo III sicuramente sarà in tono minore e diverso, molto più moderna. Infatti, ad esempio, durerà un'ora rispetto alle 3 ore che è durata quella di Elisabetta II. Il mondo è cambiato tantissimo dall'incoronazione di Elisabetta II 70 anni fa e Carlo vuole dare la sua impronta anche nella durata della cerimonia. Ecco alcuni degli ospiti reali che hanno confermato la presenza sia all'incoronazione che al ricevimento a Buckingham Palace. Re Carlo Gustavo di Svezia e la figlia, la principessa ereditaria Vittoria, Re Filippo e la regina Letizia di Spagna, un altro Re Filippo, ma questa volta del Belgio, insieme alla moglie Matilde, il principe ereditario Frederick e la principessa Mary di Danimarca, il principe Akishino e la principessa Kiko del Giappone, la ex regina di Grecia Anna Marie insieme al figlio Pavlos e alla nuora Marie Chantal
e molti altri che stanno confermando. Ma torniamo per un attimo in Italia, anzi in Toscana, per parlare di una mostra fino al 14 maggio a Firenze a Palazzo Pitti su Eleonora di Toledo, la grande signora del Cinquecento. Figlia del potente viceré di Napoli, Don Pedro di Toledo, Eleonora nel 1539 sposa Cosimo de' Medici, che dopo la sua morte divenne granduca. Un matrimonio d'amore il loro, anche se Cosimo ottenne molto prestigio da questa unione. Eleonora partì da Napoli con 7 navi e dopo essere approdata al porto toscano entrò a Firenze con un abito rosso tempestato d'oro come la cuffia. L'ornamento per i capelli, cioè la cuffia, divenne celebre alla corte fiorentina una volta vista indosso alla nuova duchessa. I due ebbero 11 figli e all'inizio vissero a Palazzo Medici in Via Larga per poi andare a vivere a Palazzo Vecchio. In seguito andarono a vivere a Palazzo Pitti, da loro comprato e arredato dalla duchessa stessa. Eleonora di Toledo veniva definita superba e severa con gli estranei, ma molto affettuosa con i figli e con il marito. Ebbe molta cura dell'educazione dei figli, soprattutto dopo la morte della suocera Maria Salviati. Eleonora di Toledo era amante del lusso e della moda e spese tantissimi dei suoi soldi, compresa la sua rendita personale di 40.000 ducati. Ma era anche una donna d'affari, infatti si occupava di far portare la merce con i suoi galeoni. La duchessa era famosa a Firenze per essere una grande scommettitrice, scommetteva su tutto. Si dice fosse molto generosa con i dipendenti e con i bisognosi, regalando laute mance. La duchessa adorava gli animali, soprattutto i cani, e li faceva preparare dei piatti speciali e li faceva dormire in cucce molto eleganti. Per quanto riguarda la moda, lei era sempre all'avanguardia e aveva abiti stupendi, che spesso uscivano dalla bottega del suo sarto personale, Messer Agostino. Nel 1550 la duchessa iniziò ad ammalarsi di tubercolosi e dopo una vacanza in Maremma morì poco dopo i suoi figli, Garzia e Giovanni, morti di malaria. Eleonora, come abbiamo già detto, fu duchessa e reggente di Firenze, donna politicamente influente, vera e propria fondatrice del Giardino di Boboli, ma anche icona di bellezza. Eleonora fu regina del costume e della moda del suo tempo, appassionata d'arte e simbolo del potere e del carisma femminile, come viene definita dal direttore degli Uffizi, una Anna Wintour del suo tempo. Grazie al suo gusto ebbe un ruolo fondamentale nella scelta degli abiti della sua famiglia e della corte. All'interno della mostra si possono vedere abiti, arazzi e anche una curiosa pianella. La pianella in pelle in questione proviene da Casa Boccaccio a Certaldo. Il curioso accessorio si caratterizza per il forte dislivello fra la parte anteriore e quella posteriore della zeppa, una particolarità insolita rispetto agli altri esemplari di pianelle. Non è l'altezza di per sé a costituire un'eccezione. Nei canti carnascialeschi, e più precisamente nel canto dei calzolai, le pianelle, alte all'usanza, raggiungono i 19-20 cm, cioè un terzo del braccio fiorentino. Le pianelle toscane hanno la zeppa in legno e in genere la punta chiusa, diversamente da quelle spagnole che hanno la zeppa in sughero e la punta aperta. Si dice che le pianelle derivino da quelle utilizzate dalle donne musulmane che le usavano per andare ai bagni. Diffuse in Spagna e poi in tutto l'Occidente, erano necessarie per evitare la sporcizia delle vie. Ma soprattutto erano indice a seconda dell'altezza dello status sociale. Nel 1500 in Italia sono già ampiamente diffuse. In Toscana, già nel XIV secolo, la loro altezza era regolata dalle leggi suntuarie. In quella fiorentina del 1377 questa non poteva superare i 9-10 cm. Le pianelle si indossavano sopra scarpini leggeri di pelle. Ad esempio all'apertura del sepolcro Eleonora le indossava un paio neri, che non sono stati poi più trovati. Dal 1544 al 1562 nel guardaroba di Eleonora vengono registrate circa 60 pianelle, di cui la metà di colore rosso. Un piccolo segreto di bellezza di Eleonora di Toledo da non replicare. Per il viso, Eleonora utilizzava un'acqua a base di sostanze caustiche. Tra gli altri ingredienti figurano il latte d'asina, le chiare di uovo fresco, l'aceto, la canfora e una sostanza salina minerale proveniente dalla Persia. Per la moda a corte, questa settimana parliamo di tradizioni e stile. Per la funzione pasquale, la principessa di Galles ha indossato un cappotto blu riciclato di uno dei suoi brand preferiti, Catherine Walker.
Ma la cosa che ha fatto discutere è stato lo smalto rosso indossato sulle dita delle mani. Cosa rarissima fino ad oggi, che siamo stati abituati a vedere Kate con uno smalto rosa pallido sulle mani. Ma perché questo dettaglio di stile ha destato scalpore? Partiamo col dire che la regina Elisabetta, durante il suo regno, ha dettato le sue regole di stile. Non si tratta di protocollo, ma di regole di eleganza e stile che sono da sempre nelle tradizioni. Elisabetta II ha mantenuto e dettato queste regole di stile e i suoi familiari hanno osservato piuttosto scrupolosamente queste regole. Adesso che Elisabetta II purtroppo non c'è più, abbiamo visto molta più libertà da questo punto di vista. Riassumiamo le sue regole di stile in poche parole. Semplicità, niente orpelli, sì ai cappelli, tanti colori e il nero si usa solo per il lutto. Alcune di queste regole sono state infrante sia dalla principessa Diana che da Meghan Markle. Partiamo con l'abbigliamento. Niente minigonne o jeans, le gonne corte non sono gradite e i jeans si possono mettere, ma la regina Elisabetta li detestava. Per le occasioni casual, le donne della famiglia Windsor possono indossare dei pantaloni con un morbido cardigan oppure degli abiti informali. E nelle occasioni formali non andrebbe mai tolto il cappotto, anche se i giovani royals, per non fare la sauna, hanno un po' sorpassato questa abitudine. Quindi tutte le donne Windsor alla ricerca della calza color carne giusta da abbinare alla propria carnagione. Arriviamo alle scarpe. La regina Elisabetta odiava le zeppe, anche se la principessa di Galles, nelle occasioni più informali, le ha sempre indossate. E per quanto riguarda la bellezza, la regina Elisabetta è sempre stata contraria alla chirurgia estetica. Si dice anche che fosse contraria all'extension e alla ricostruzione delle unghie. E ora arriviamo proprio alle unghie e allo smalto. L'unico colore di smalto che Elisabetta II amava era un colore rosa di essi. Quindi solo unghie color carne per lei e per le altre donne della famiglia reale. Proprio per questo ha fatto scalpore il rosso delle unghie di Kate. Ma già Diana e Meghan poi hanno fatto largo uso di smalti colorati. Arriviamo alle borse. Elisabetta II non ha mai amato le borse a tracolla, ma sempre borse a mano. Sicuramente la comodità non era la sua priorità. E ora passiamo ai colori. La regina indossava sempre look molto colorati, ma non era soltanto una questione di stile, ma anche di sicurezza. Ovunque andasse, gli uomini della security non la perdevano mai d'occhio. Secondo il biografo reale Robert Hartman, la regina indossava i colori anche per farsi riconoscere dal suo popolo. Regola fondamentale per tutti i membri della Royal Family, portare sempre con sé un completo nero quando si è in viaggio, perché non si sa mai accada un lutto improvviso. Negli ultimi anni il nero è stato sdoganato, soprattutto da Meghan Markle, e non si usa più soltanto per i lutti, ma anche per eventi quotidiani. Un'ultima curiosità per quanto riguarda lo stile dei bambini. Avete notato che il principe Louis indossa pantaloni corti anche a meno 10 gradi? Per una regola di tradizione, i bambini fino agli 8 anni indossano i pantaloni corti, poi possono indossare i pantaloni lunghi come i grandi. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto al prossimo appuntamento con Royal Pop.